Via! The race is on! Buongiorno a tutti ragazzi, siamo addirittura di arrivo verso il punto, la griglia di partenza di questa, ormai ufficiale, no? Walt Disney Enduro Race Gravity Bike. Nike o Adidas? Ci ha dato lo sponsor anche Credit Suisse. Credit Suisse? Ieri sera ci ha fatto lo sponsor. E i paletti non ci sono, però vabbè. C'è la Credit Suisse. Ce l'ha anche... RockShox Foam Fan Empire M State Building of Your Universe Foam Entertainment of America EA Sports NK. Allora, siamo in tre, siamo il boss. Come mi chiamo io? Stefano. Vabbè. E Gianluca. Allora, chi vince ha diritto ad un pranzo offerto pagato dal secondo e il terzo. Questa cosa comunque è bellissima. Le regole ve le abbiamo spiegate più o meno nel video di giovedì scorso. Il campione del mondo in carica, eccolo qua, la leggenda. No, hai vinto tu l'ultima. No, quelle sono prove libere, non diciamo stronzate, ragazzi. La leggenda è il più anziano, diciamo così, del gruppo. Esatto, il più vecchio. Il favorito, l'uomo del momento, Track Factory Special Team Racing. E poi c'è l'eterno secondo, colui che non ha mai vinto nulla. Lui ha dichiarato. Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla primissima edizione della Walt Disney Race. Come potete vedere ci troviamo nell'entroterra marchigiano, il lago di Cacamo o il lago di Calderola, tanto è lì uguale, vicino, perché è uguale. Metà di Cacamo e metà di Calderola. Il commento tecnico è per il capo, spiegaci un po' in grandi linee come funziona questa gara. Ma niente, qua siamo nella prima prova ufficiale, diciamo, no, della gara. Si parte da su, il primo che arriva giù ha vinto, punto. Semplice, molto semplice. Vedete che meraviglioso scenario che ci offre il Monte Fiegni, ovvero da dove parte questa meravigliosa gara. Andiamo giù con le telecamere, andiamo giù con gli onboard, sentiamo. La stories. Vabbè, certo. Gianluca. Camerino. Monte Catria, sono vicino. Mare Adriatico, penso. Guarda quello scorcio di montagne lì a punta, così. Sì, possiamo confermare, è il mare Adriatico, senz'altro. Qui vedete il Monte Fiegni ripreso dal nostro elicottero, che è l'elicottero che ci ha dato Credit Suisse, quindi è Google Earth. Prima di giovedì. Prima di giovedì, esatto. E da qui potete vedere la meravigliosa vista. È una gara, c'è molta attesa. Ed eccoli qua i nostri checkpoint. La starting line, la vedete, la prima sulla destra, il Monte Fiegni. Partiamo da 1320 metri di altezza. E poi qui vediamo dalla ripresa in verticale addirittura due elicotteri abbiamo, perché sennò non ci sarebbe stata T1, T2, T3, T4, T5. Adesso ve li spiegheremo nel dettaglio, fino ad arrivare giù praticamente a Pieve Favera. Eccolo qua, lo vedete in basso a sinistra, la finish line di questa meravigliosa gara. Andiamo a vedere però nel dettaglio ogni singola tratta. Da 1320 metri si parte dalla starting line, si va giù in picchiata fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena, come potete vedere, il T1. Sì, questo è un tratto non troppo impegnativo, abbastanza scorrevole. Esatto, e da qui si risale su in salita. E che salita? È una salita che ti spacca le gambe dopo quella discesa. Poi c'è un falso piano qui fino all'albero morto, lo vedremo poi in gara. E dall'albero morto fino a qui, all'imbocco delle raglie, della prima vera discesa diciamo famosa, bisogna anche trovare il posto, diciamo così. Bisogna arrivarci un po' lucidi, perché poi c'è da risalire fino a questo punto, che è il punto forse più veloce di tutta, esatto, la, al T6. E qui praticamente ci sono tutti questi punti che sono lo slalom che si fanno tra i prati, perché altrimenti si farebbe la strada. E questo punto è però anche massacrante, perché il terreno è bello bello sconnesso, è montagna pura, non c'è sentiero. Qui al ripetitore in cima, alla cunetta del ripetitore, che vedremo anche lei, giù fino all'imbocco del Capriolo, tratta più lunga di 1,5 km che finisce a Pieve Favera. Ma ci siamo, signori, sui volume, su tutti i piedi sul divano, sui motori, sui pedali, quello che volete. La prima edizione della Walt Disney Race abbia inizio.
ci siamo partiti, ecco, vedete tutti e tre gli on board, vediamo Esteban in prima posizione attaccato da Gianluca che si affianca alla destra, attenzione, ruota ruota e non va, sembra lasciarlo andare, mentre un po' di problemi per il capo a quanto pare. Problemi sì, all'inizio già problemi fisici più che altro sembrano fisici. Vediamo dall'onboard di Giallo sul Team Track Factory il grande favorito che si avvicina, sembra scrutarlo, lo punta bene. Sì, ma qui non c'è spazio, qui sembra aprirsi un pochettino la strada, vediamo se proverà subito l'attacco. Qui andiamo con il capo, ma torniamo davanti perché potrebbe, qui siamo in prima posizione con Esteban, sembra un po' in difficoltà. Attenzione. E lo salta subito, incredibilmente. Giallo in prima posizione, è dentro la grande, sembra più cattivo, forse troppo? No, sembra... non direi troppo, se è abbastanza sicuro. Ha già dato un bel po' di tempo a Esteban, come potete vedere. Esteban in basso, Giallo a destra, che attenzione, dritto, cosa dritto, clamoroso dritto. Cosa sta Gianluca facendo, incredibile. È tornato in prima posizione Esteban, sentiamo. No. Fatica. Problemi forse? Mi sembrava che ti eri cascato. Il capo passa in seconda posizione, lo vediamo in alto a sinistra, e Gianluca riesce a rientrare in pista soltanto ora, lo vede ancora, è tutto ancora in corsa. Vediamo il replay un attimo, cosa è successo. Ah, probabilmente non si è accorto proprio della strada, è andato giù dritto. Troppa foga. E qui vediamo il replay da dietro, Esteban, che stava anche lui per sbagliare strada. Sì, andava dritto anche lui perché fregato un po' dalla linea di Gianluca. Vediamo Giallo, se si recupera subito. Il capo ha problemi. Va giù piano. Cosa sarà succedendo? Sentiamo se dice qualcosa. Muto. Esteban in prima posizione, vediamo la chiesetta in alto a destra dello schermo, lo potete vedere, Gianluca è dietro di lui ma non lo vede già più, lo vede in fondo, eccolo. E attenzione, saltiamo un po' avanti, 2 minuti e 22 di gara, Esteban in basso in prima posizione, eccolo qui, lo vediamo che raggiunge, guarda la chiesetta dietro, attenzione, vediamo l'intertempo quanto taglia, ma Gianluca è subito lì, vediamo 2 minuti e 36, vediamo il distacco che ha con Gianluca, è irrisorio sicuramente, sono 5 secondi e 6 di ritardo. Il capo sta arrivando invece, vede anche lui la chiesetta e qui vedete che parte subito in salita, bisogna arrivare in cima a quel monte e qui è dura, vediamo il distacco anche per fare la manetta, due strade diverse però, 18 e 4. Il capo passa a sinistra, esatto, della chiesa. 18 e 4 è incolmabile o è un distacco? È ancora appena iniziata la gara, quindi penso che sia tutto colmabile, vediamo tutto un po'. Colmabile, non è ancora detto nulla, vedete come si fatica, qui bisogna spingere. Esteban sta arrivando alla cima, all'accumulo di sassi che vedete nel suo schermo in alto a sinistra, proprio la punta, e lì passerà l'intertempo del T2, 4 minuti e 11. Gianluca lo tiene a vista, lo tiene a vista ma sembra più lontano. Attenzione, vediamo quanto distacco è. Il distacco è aumentato rispetto a prima. Il distacco è di 12 secondi e 2. Sta prendendo il largo. Ora c'è un tratto di falso piano sostanzialmente, perché il dislivello non cambia. Sì, ma se smetti di pedalare qui, sappiamo perfettamente che ti fermi, quindi... Esatto, qui è faticoso perché molto spesso c'è il vento contro, a sfavore. Eccolo là, l'albero morto. Esteban lo punta e va a fare il suo T3 con 4 minuti e 40 46, e Gianluca è subito dietro, vediamo se recupera qualcosa. Il capo deve ancora, capo l'ha lasciata andare, mi sa, incredibile. Gianluca 9 secondi e 1, recupera qualcosina, ora bisogna pedalare, ma attenzione, bisogna trovare la cavetta che significa in bocco delle raie sostanzialmente. Esteban si guarda intorno, essere primi qui non è sempre un vantaggio perché chi è secondo può puntare e può raggiungere. Il capo taglia con 59 secondi e 3 di ritardo. Sì, diciamo che quello che è dietro e quelli che sono dietro hanno la linea da seguire, mentre il primo se la deve inventare, deve trovarla. Eccola lui, là, esatto. Bella giù a sinistra, esatto, vedi che non la trova. Sentiamo se dice qualcosa, si guarda intorno. Vedi che è un problema essere primi qui. Gianluca è attaccato, incredibile. Ha recuperato immediatamente. Ha recuperato, visto? Tutti a 9 secondi. Questo tratto è veramente difficile per chi è davanti. Vediamo come sceglie di attaccare. Se sceglie di attaccare, sceglie attenzione, una linea due linee diversa. Sentiamolo. Viviamolo. Ecco la cunetta.
La cunetta frena! Incredibile, Esteban! Sembrava avere la mano sinistra sulla bicicletta. Gianluca in prima posizione, ha recuperato tutto, prende il sentiero delle raglie, taglia con 7 minuti e 7 secondi, è subito attaccato a un secondo 9 Esteban, ma adesso è difficile, adesso superare. Se la giocano a parti invertite, esatto, ma adesso c'è un sentiero solo che ha incredibile, botta e passa, e passa anche con un po' di cattiveria Esteban, vediamo se ha problemi, forse andiamo gli on-board. Ha dato anche un calcetto vediamo in on board se ha problemi, non riesce a andare, potrebbe compromettere la sua gara con questo, con questa caduta. Se il capo riesce a rientrare, forse potrebbe rientrare, forse è strategia, ma qui Esteban che va pulito con la sua linea, mentre giallo, vedete il manubrio? C'è un bello storto, è bello storto. No, il capo ancora su, niente. Sentiamo se qualcuno dice qualcosa. Tutti belli impegnati. Il capo, diciamo, deve ancora prendere la cavetta. Evidentemente problemi. Replay. Ha sbagliato. Ha sbagliato linea proprio. È andata proprio via da davanti. E lì un po' di braccia ci servirebbe. Un po' da principiante anche questa caduta, eh. No. E poi è passato senza preoccuparsi troppo. Forse un calcetto l'ho visto. Nell'avversario. Vediamo da dietro. È un sacco di patate. Occhio! Abbastanza. Sto male? Si preoccupa però, eh. Si chiede preoccupa. Se si è fatto male, poi gli dà un calcetto. Chissà evidentemente. Quanto era di figura o quanto era sincero quel preoccuparsi. Questo è il replay precedente. L'ammortizzatore. Ecco, ecco. È quando l'ha passato che abbiamo visto che c'aveva la mano staccata dal manubrio. Si era scordato di aprire l'ammortizzatore. Senza mani incredibile. Ha già in corso mani congelate, sì. Mani congelate tempo fa nella sua carriera. Mentre qui Gianluca ci ricorda che ha il manubrio storto e quindi la sua gara è in salita, senz'altro. Sarà importante vedere i distacchi al termine delle raie. È alle calcagna. Pensa che sia proprio dietro, invece non è dietro, può stare più tranquillo. Può essere il tuo giorno. Arriva il termine delle raie e il termometro scocca a 8 minuti e 55, ma importantissimo è il distacco che ha da Gianluca, che sta andando decisamente più piano rispetto a prima. Sì, forse eccoci la botta qua. L'ha sentita. 16 secondi e 3, come la vedi? Adesso è dura, perché se non recupera prima dell'ultimo tratto è difficilissimo superare. Esatto, perché il capriolo è strettissimo, tecnico. Qui problemi per il Team Trek. Problemi, computerino che vola via. E vediamo che il manubrio è vistosamente storto, è difficile guidare in queste condizioni. Esteban taglia il T6, i prati di ripetitore con 10 minuti e 17, vediamo se ha recuperato qualcosa. Era a 16 secondi e 3, cerca incredibilmente con la mano sinistra di mettere dritto il manubrio, ma è una cosa più pericolosa che funzionale in questo momento. 15 secondi e 8, il distacco è rimasto identico, mentre il capo si ritrova con 1 minuto e 41. Ormai il capo è fuori dai giochi. È fuori dai giochi, senz'altro, a questo punto. Vediamo adesso Esteban. Esteban sui prati del ripetitore, a slalomeggiare tra gli alberi. Quei puntini gialli che vedevamo all'inizio. Gianluca slalomeggia un pochettino un po' meno. Infatti sembra recuperare. Eccolo là, Stefano, sì, si vede. Fondo, sì. Troppi guai, dice il capo. Vediamo che si muove le mani, fa per... quasi come scaldarle. Per scaldarle, ma a questo punto... ormai è andata, dai. La gara è fra due. Esteban pedala, spinge. L'ha ripreso. Guarda in basso. Altri problemi per il Team Trek. Cosa sta facendo? Attenzione, la sella in mano. Non dovrebbe essere sulla mano la sella, incredibile. A mio parere, non dovrebbe stare sulla mano. È un nuovo. Perde un pezzo, quello è un pezzo di carbonio pericolosissimo. Detriti potrebbero entrare a safety car. Ma a questo punto, cosa vuol dire? Che si siede o che non si siede? Sembra seduto, però, a vederlo. Adesso. Io spero per lui che non sia seduto, però. Sembra so proprio seduto. Dire. Adesso vediamo dove sistemerà la sella, perché ora sembra butta... andare piano, però. No! Attenzione! Dove la mette? In bocca! Se vince questa gara, entra nella storia. In bocca, sella in bocca e camminare, sella via. In bocca e canotto pedalare.
Attenzione, eccoci qua, ma è spirito, molto vicino. Lo però. Spirito della gara è quello lì comunque. Esatto, eh? È molto vicino Gianluca però, ha recuperato quel 15 ma manca poco all'ingresso del, esatto, del Capriolo. Attenzione. Esteban va a tagliare il suo T7 con un cronometro di 12.50, mentre invece il capo dice che pensa di avere 5 minuti di ritardo, forse è vero. Gianluca è a 6 secondi e mezzo, ma si deve muovere, deve passarlo prima del Capriolo. Sbaglia la linea clamorosamente. Sbaglia la linea e Esteban invece sta spingendo per, proprio perché sa questa cosa. Sta spingendo. Deve entrare là per primo. Per primo lì e poi in teoria è fatta. Spinge infatti, spinge infatti. Sa questa cosa, pedala addirittura qui. Entra dentro. È buono, è entrato bene. È entrato bene, cattivo. Gianluca è dietro. È fatta, ragazzi. È fatta. Vediamo entra se riesce a mettergli un po' di pressione sul Capriolo, esatto, magari per farlo, per indurlo all'errore. È entrato con 13.28 Esteban. Gianluca indietro invece ha un distacco di 9.3. Abbiamo detto che aveva fatto meglio Esteban quel pezzo lì. Può recuperarlo i 9 secondi e 3 sul Capriolo senza sella? Potrebbe, sì, la sella sul Capriolo non serve a nulla, però potrebbe recuperarli, ma la cosa difficilissima è sorpassare. Sul Capriolo è assolutamente quindi impossibile. L'unica strategia che c'è è indurre all'errore l'avversario davanti, ma tanto lo deve prendere. Primo, poi è l'unico che ha fatto errori in questo, in questa gara, è senz'altro Gianluca, non Esteban. Vediamo il capo che aveva 2.15 di ritardo, ma a questo punto non c'è neanche da considerarlo, ci dirà i suoi problemi a fine gara. Esteban ha una guida pulita, Esteban non sembra fare errori, non ecco, lui sa, lui sa perfettamente che ormai. Attenzione, sentiamo, sentiamo. Questo è il canotto sella, sembra. Anzi, ma basta. Attenzione, basta. Si arrende, getta la spugna. Non ne ha più. Non ne ha più. Forse abbiamo il vincitore con ogni probabilità. Esteban si porterà a casa la sua. A piedi, incredibile. Non avevamo visto mai una una prova, sì, di questo tipo. Addirittura eh? A piedi con il computerino che traballa, la sella in bocca. È un disastro la gara di Gianluca. E sì che si era anche autodichiarato un po'. Le dichiarazioni esatto, pre-gara erano abbastanza pavoneggiandosi anche, no? In questo un minuto e mezzo, aveva dichiarato un minuto e mezzo a chi invece ora sta conducendo la gara con, come potete vedere, una guida delicata, pulita, che viene da 16 minuti e 45 di... No, si lamenta il capo. Un caimano, cioè. Ho la sensibilità di un caimano, dice alla radio. Questa me la paghi. Questa se me la paghi, attenzione. Non mai portato sfiga di più. Minacce in corso durante la gara, incredibile. Ha solo da prendersela con se stesso, questa è la verità. Una gara è fatta anche di cadute. Ed eccoci qua, siamo giunti quasi alla linea finale, al traguardo. Il capo è fermo, sta passando il punto in cui c'è un albero di traverso nel sentiero. Ma adesso vanno all'arrivo, eh? Attenzione, all'arrivo. Taglia il traguardo e vince. E vince, vince. La anche prima, con un gran bel distacco. 18 minuti e 57, vediamo, solo per curiosità ormai, per vedere quanto ha dato al secondo in classifica. Colui che diceva di dare facilmente un minuto e mezzo a chi invece ha vinto e che sta guardando ora l'obiettivo, chissà se esulterà, chissà se si tirerà via qualche sassolino dalle scarpe. Eccolo che esulta. L'esultanza. Stile Ibrahimovic. Stile Ibrahimovic, via, vediamo. Stiamo arrivando, sta arrivando. Il distacco è clamorosamente sopra il minuto. Clamoroso alla Walt Disney Race, alla prima edizione, l'eterno secondo. Sconfigge il favorito su Track Factory per un minuto e 9 secondi. Sportività alla fine comunque. Sportività, sempre. Vediamo che lancia la sella. Vediamo che la bici è a terra. Buttato via tutto, basta, carriera finita, basta. Signori, grazie per averci seguito e l'appuntamento è alla prossima Walt Disney Race. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Pagato dal secondo e il terzo. Questa cosa comunque è bellissima. Bellissima.